E ancora caccia all'uomo che ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 12 al mercatino di Natale di Strasburgo. 350 uomini lo stanno cercando. Sheriff, come si chiama l'attentatore, è già noto alle forze dell'ordine, classificato con la lettera S come elemento radicalizzato islamico, pur essendo nato in Francia. Si sarebbe ferito a una mano nel corso di uno scontro a fuoco durante la fuga. L'attentato è avvenuto intorno alle 20 di ieri, non lontano dal Parlamento europeo riunito in seduta plenaria. Innalzato il livello d'allerta in tutta la Francia. Ero nel mercatino di Natale e ho sentito 6 o 7 colpi, ci racconta l'eurodeputato a fronte. Non mi ero reso conto che erano colpi di pistola, poi ho visto 2 persone a terra e moltissime persone che urlavano e scappavano. Quindi ho iniziato a correre, ho suonato un campanello e sono ancora in questa casa aspettando che la situazione si calmi per rientrare in hotel. Still in this house waiting for the situation to become more quiet in order to reach my hotel. Il ministro dell'Interno Castaner ha tenuto una conferenza stampa. Abbiamo innalzato l'allerta a emergenza attentato, rinforzando i controlli alle frontiere e nei mercatini di Natale per evitare il rischio di emulazione. Avec aussi la mise en place de contrôles là encore renforcés sur l'ensemble des marchés de Noël qui se dérouleront en France pour éviter le risque de mimétisme. L'attentatore era già sfuggito a un arresto in mattinata, cosa che probabilmente lo ha convinto a passare subito all'attacco. Intanto tra i 12 feriti ce ne sono alcuni gravi, mentre per oggi a Strasburgo le scuole e il mercatino di Natale rimarrà chiuso. La città tornerà alla normalità solo quando l'attentatore sarà stato catturato. Vas-y, vas-y, oh!